Ecco, siamo innanzi alla torre più alta del mondo, Burj Khalifa, guardate che altezza, dicono 800 metri, è così alta che fa fatica la telecamera andare così sopra questa punta, questo pinnacolo dove c'è un'antenna, guardate che roba, una cosa, un missile puntato verso il cielo, questo Burj Khalifa, che magari dopo vedremo di poter salire. Siamo qua con Claudio, dove è andato a finire? Claudio era qua con me, ma non lo vedo più, è andato a farsi qualche foto magari sul ponte. E vedete che questa dimensione abnorme di questo quasi razzo, questo missile puntato verso il cielo, qua in questa piazza qua qua c'è questo lago, questo laghetto davanti alla questa tower che è il simbolo di Dubai, che ci sta così meravigliando sempre più con questi palazzi, sempre più in alto. Ecco là, abbiamo il ragioniere qua che ci sta riprendendo. E ecco qua Claudio, allora cosa pensi di questo Burj Khalifa qua? Sempre visto che roba qua, cioè, è una cosa che alquanto incredibile, sembra proprio che tocchi il cielo. E è molto più alto di noi, evidentemente, perché noi siamo dei nanetti. Insomma, se non fosse di mente, magari. No, mentalmente. Comunque, dai, questa sì che. Lo dici così. Fa un saluto qua. Saluta friend, my friend, your friend. Saluta tutti gli amici di Andrea. Non tutti i nemici, ha detto gli amici. Gli amici del gruppo siamo due, che stiamo trasferendoci verso, tra poco partiremo verso nord. E voilà, qua ora viva Dubai, che l'Italia, insomma, che magari realizzerà anche l'Italia un palazzo simile, insomma, quindi buona visione. Qua abbiamo amico friend che guarda la tower. Ecco, sta ammagliandosi con qua c'è un'entrata alquanto araldica con la scritta in arabo, e questo ricorda i palazzi arabi. E guardate qua che laghetto, sembra il lago di Garda. E facciamo un tuffo, facciamo un bagnetto dopo un bagno qua. Sì, facciamo una nuotata, guarda che roba, invita proprio a fare un bagno. Dai 35 gradi qua Abu Dhabi, no, anzi Dubai, vi salutiamo, e cari amici vicini e lontani, ci risentiamo per nuove avventure un po' più in alto verso la Russia, tra poco partiremo. Ciao.